La prima è opera mia giovanile, possiamo dire, perché avevo 16 anni e facevo precocemente parte del secondo futurismo. Ero immeritatamente con Marinetti, Boccioni, Filia, Bulgaro, Alimandi, Oriani, eccetera. E allora ero combattuto tra il futurismo e la classicità. Avevo imparato a scuola, al liceo, a fare i sonetti con tutti gli endecasillabi e le rime in ordine per i compagni di scuola, ovviamente. E allora ho voluto sistemare una cosa e l'altra facendo metricamente un sonetto, ma con diciamo la vivacità e il credo futurista. Aspettiamo un momento il maestro che mette a posto il suo prezioso strumento, che patisce evidentemente l'umidità. Allora, la cosa si chiama Preludio di Primavera, titolo molto classico. Hai sentito l'odore della pioggia? No, la pioggia è una pioggia senza odore e l'odore è un odore senza pioggia. Hai sentito la pioggia dell'odore? Ho sentito la pioggia dell'odore, l'odore piovoso e l'odorata pioggia. Pioggia di maggio, maggio tutto odore, l'odore è della perduta pioggia. Sta una fiala mistica, l'odore, l'italiato sui fili della pioggia, pioggia grisa in un ruscello, odore, 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 pioggia, e pioggia, 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 odore, 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 pioggia.